Tutti gli alberi fanno tantissimo per noi. L'avere boschi come questo, o addirittura l'aumentare la superficie forestale, può dare un contributo in questo senso. Io sono Giorgio Vacchiano, sono un ricercatore in scienze forestali all'Università di Milano e siamo qui al Bosco della Mesola con Serena Giacomin, fisica del clima e meteorologa. Grazie Serena per essere venuta. È un posto che mi sta particolarmente a cuore. Oggi parliamo di foreste, parliamo di Parco Italia e parliamo di quanto le foreste sono legate alle crisi che abbiamo intorno a noi. Crisi del clima, crisi della biodiversità e quanto possono nascondere anche delle soluzioni. Quando si parla di strategie, quando si parla di affrontare la crisi climatica, la cosa di cui abbiamo più bisogno è fare sinergia anche tra diverse competenze e cercare di trovare una connessione, un legame tra quelle che sono le conoscenze magari legate alla vita di una foresta e quelle che sono le conoscenze della fisica dell'atmosfera o della fisica del clima. Sì, qui siamo in un posto dove problemi e soluzioni sono molto visibili ad avere l'occhio giusto. Il Bosco della Mesola è un bosco particolare. Intanto è un bosco relativamente giovane, oddio, parliamo di 1000 anni, quindi giovane per essere un bosco, giovane geologicamente, si è formato qui su queste antiche dune davanti al mare Adriatico ed è cresciuto relativamente indisturbato. Oggi è una delle più grandi riserve forestali, cioè abbiamo circa 200 ettari, un territorio grande come 300 campi di calcio, dove addirittura non si può entrare, dove la natura viene lasciata fare il suo corso, viene osservata, viene studiata, non solo in quello che fa, ma anche nelle sue vulnerabilità. E non è così facile trovare un posto come questo, no? Dove è possibile osservare determinati tipi di dinamiche. Credo che questo luogo sia la rappresentazione di un legame fortissimo che c'è tra terra e mare. E anche per questo motivo ha delle vulnerabilità, ma se si riesce a guardare con la chiave giusta può raccontare anche come è possibile effettivamente non solo mitigare il cambiamento climatico, ma è anche possibile adattarsi al cambiamento climatico, ricordando una differenza che è fondamentale quando si parla di riscaldamento globale e di cambiamento climatico. La mitigazione è quell'azione che ci aiuta a ridurre le emissioni di gas climalteranti cercando di decelerare il più possibile il processo di riscaldamento atmosferico e su questo le foreste hanno un ruolo fondamentale. Le azioni di adattamento invece sono tutte quelle azioni che hanno come principale obiettivo la riduzione dell'impatto del cambiamento climatico e dell'estremizzazione climatica già in atto sul territorio e non solo sugli ambienti, ma anche sulle società e sulle economie. Ecco, credo che questa riserva possa dirci tanto su come una corretta gestione territoriale possa aiutarci anche per uno sviluppo che sia davvero sostenibile. Beh sì, le foreste sono proprio al centro spesso di questi problemi. Magari non ce ne accorgiamo, ma in realtà tutti gli alberi fanno tantissimo per noi. C'è questo effetto rinfrescante che gli alberi sopra di noi ci regalano, non solo grazie all'ombra, ma anche ad esempio al passaggio dell'acqua, all'evaporazione dell'acqua dalle foglie, ecco uno dei legami tra foreste e acqua, come davvero vediamo intorno a noi oggi. C'è l'assorbimento del carbonio, dell'anidride carbonica, che noi stiamo immettendo in atmosfera in quantità eccessive. Un terzo di tutte le nostre emissioni vengono assorbite dalle foreste in questo momento. Anche il Bosco della Mesola, anche questi 200 ettari, fanno il loro lavoro. Chiaramente siamo nella pianura padana, uno dei territori più intensi quanto attività economiche e quindi anche emissioni in Italia. Sappiamo che i boschi non bastano a neutralizzare la nostra impronta e quindi sappiamo che dobbiamo lavorare a monte, riducendo le nostre emissioni. Ma l'avere boschi come questo, o addirittura l'aumentare la superficie forestale, piantando bene e facendo crescere nuove foreste, come vuol fare anche il progetto Parco Italia, può dare un contributo in questo senso. Ma sai che credo che questa sia un'opportunità e forse potremmo partire quasi dall'esigenza che si ha sempre di più di farle queste passeggiate e di osservare questi territori, queste realtà che ci aiutano a vivere meglio, che ci aiuteranno a sopportare di più il cambiamento climatico, che hanno molto da raccontarci, che in realtà ci aiutano ad aumentare quello che è il nostro livello di sicurezza e a ridurre invece quello che è il rischio a cui siamo sottoposti a causa dell'estremizzazione climatica, ricordando che il rischio è composto da tre fattori. La pericolosità, che è quella che è determinata da un evento meteorologico intenso, estremo, ad esempio una siccità oppure
una pioggia a carattere di nubifragio che potenzialmente può generare un'alluvione come quello che purtroppo è accaduto di recente in Emilia Romagna in questo maggio 2023, ma ci sono anche esposizione e vulnerabilità che determinano il rischio a cui siamo esposti, e su questo dobbiamo lavorare moltissimo, perché dobbiamo cercare di fare in modo che i nostri territori siano sempre meno vulnerabili, e un parco di questo genere ci può raccontare come si fa e ci può aiutare praticamente a fare in modo che anche i centri urbani che sono tutti intorno e anche tutte le attività che portiamo avanti quotidianamente possano andare avanti, riducendo il rischio, aumentando il livello di sicurezza e diminuire anche quella che è la nostra esposizione al rischio. Quindi qui c'è davvero molto da imparare. Sì, vediamo alla fine un cambio di prospettiva. Gli alberi diventano davvero gli alleati preziosi, che probabilmente subiscono la siccità crescente, il calore, ma finché nel complesso la rete regge, la rete di relazioni che compone questo ecosistema, allora abbiamo un ecosistema che funziona per lui e per noi. Diciamoci la verità. Troppo spesso la diamo per scontata, ma non solo è vitale, ma anche un'opportunità, l'acqua. È necessaria anche per tutte le attività che portiamo avanti a livello socio-economico. Basti pensare all'agricoltura in un territorio come questo, ma se è un'opportunità, dall'altra parte è anche un rischio. I mesi che ci siamo lasciati alle spalle ce l'hanno insegnato. Nel dicembre 2021 siamo entrati in una fase di siccità che poi mese dopo mese è diventata estrema. Questa condizione ce la siamo portati avanti fino all'aprile 2023. Una siccità che ha colpito soprattutto il nord Italia, e tutta la nostra concentrazione era dedicata a cercare di capire come potersi adattare a questa scarsità, se non addirittura assenza di acqua. Ecco che poi nel giro di 20 giorni la situazione è cambiata drasticamente, per cui dalla siccità estrema ci siamo ritrovati a dover sopportare inondazioni estreme, capaci di generare un impatto sul territorio davvero devastante. E di recente è uscito un articolo di cui già ci è capitato di discutere insieme su Nature, che parla proprio di questo, dei colpi di frusta climatici, ovvero il passaggio da un estremo all'altro. E l'aggravante è che questi colpi di frusta climatici stanno avvenendo con sempre maggior frequenza, andando a ridurre anche l'intervallo temporale che ci permette di capire come potersi adattare a una situazione oppure alla situazione opposta. Quindi dall'essere concentrati su azioni di adattamento mirate a sopportare la siccità, abbiamo dovuto proiettare tutte le nostre attenzioni nel cercare di capire come gestire quella quantità d'acqua che è caduta sul territorio in così pochi giorni o addirittura in così poche ore. Ecco che il Bosco della Mesola, ma così anche il Parco del Delta del Po, come le valli di Comacchio, ci possono insegnare come gestire correttamente effettivamente l'acqua in un territorio che è proprio a cavallo tra la terra e il mare, e come trasformare il più possibile, laddove è possibile, con determinazione e soprattutto con strategie, quelli che sono i rischi in opportunità per tutti. Sì, questa è una delle buone notizie, in realtà. Le soluzioni basate sulla natura, posti come questo, ecosistemi ben conservati, ben gestiti e pianificati con strategia, come dicevi, possono davvero darci delle soluzioni. Li chiamano servizi ecosistemici, a me piace di più la parola benefici, addirittura regali, perché fino adesso li abbiamo dati per gratuiti e scontati. Ma è proprio cominciare a vedere quello che posti così fanno per noi. La trattenuta dell'acqua, la gestione dell'acqua e la sua regolazione. Quando ce n'è troppo poca o quando ce n'è troppa, la trattenuta del suolo. La lotta al dissesto idrogeologico passa anche, soprattutto per quanto riguarda le foreste, dal trattenere i sedimenti, se ci spostiamo nelle zone montuose, dal trattenere i massi che possono accadere lungo un versante, addirittura le valanghe o le frane superficiali, cosa che le radici delle piante sanno fare molto bene, finché le foreste stanno bene. E tutto questo può anche avere addirittura un valore economico, anche qui. Non si tratta solo di soldi, naturalmente, ma può essere anche questo forse un modo per accorgersi di quanto fanno per noi. Se ci pensi, tutte le aziende, le attività commerciali, la nostra economia si basa sul capitale naturale. Si basa su una terra che produca, si basa su un'acqua pulita e disponibile e non in eccesso, si basa su un'aria pulita, su un clima sicuro, dove vivere e dove anche lavorare. Quindi tutti questi benefici cominciano davvero a essere qualcosa di importante, cioè ci fanno capire di trattare il bosco, gli ecosistemi, non come qualcosa di esterno a noi, ma come qualcosa che ha molto a che fare con la nostra sopravvivenza, con la qualità della nostra vita e con cui sentirci, capirci, vederci
in profonda relazione. Potremmo davvero definirlo un caso pilota da prendere ad esempio anche per capire come effettivamente andare a curare, a cambiare, a ristorare i nostri territori, anche per ridare valore non solo al territorio ma anche all'acqua, che ha un valore inestimabile. Bisogna proteggerla da tutti quelli che sono gli impatti che il cambiamento climatico sta generando sul territorio. In primis l'innalzamento del mare, a cui quest'area evidentemente è soggetta, per cui anche in base a come ci comporteremo in termini di emissioni di gas climalteranti, l'innalzamento del mare potrà avere diverse entità e gravità. E certamente sono tanti i problemi da gestire, come l'erosione costiera, come anche quella del cuneo salino, dove l'acqua salata tende ad invadere un territorio in cui in realtà ci dovrebbe essere acqua dolce, tutta la biodiversità, la vegetazione che va a caratterizzare quel territorio si ritrova in netta difficoltà, ovviamente. Quindi abbiamo molto valore da difendere. Sì, abbiamo in realtà anche le soluzioni. A volte quando parliamo di cambiamento climatico, di crisi della biodiversità, sembra che parliamo solo di problemi irrisolvibili. In realtà conosciamo già tutte le soluzioni. I boschi ripari ne sono un esempio, tra l'altro uno degli ecosistemi più minacciati in Italia, inseriti nella lista rossa degli ecosistemi, insieme ai boschi costieri e ai boschi di pianura. E qua siamo in un posto che raduna tutte e tre queste dimensioni. Ma tutte le soluzioni basate sulla natura, la gestione delle acque in città, attraverso le superfici verdi, attraverso la pianificazione, attraverso l'educazione dei cittadini, tutte soluzioni già disponibili, che conosciamo e che addirittura abbiamo già anche le risorse economiche per mettere in atto. E si tratta in fondo solo di decidere come investire bene per il nostro futuro. Sì, dobbiamo in qualche modo cambiare mentalità e cambiare anche la nostra capacità di utilizzare tutti quei dati che continuamente la scienza ambientale, la scienza del clima fornisce in strumenti utili di azione per davvero proseguire in questo percorso di sviluppo sostenibile. Posti così sono sicuramente da proteggere per tutto quello che fanno per noi, sono da gestire bene, da prevedere nelle loro vulnerabilità, poter porre rimedio. Sono anche da estendere a tutti quei posti che ancora non sono così, che magari abbiamo degradato inconsapevolmente con le nostre azioni. Sono da collegare anche l'uno con l'altro, da connettere con dei veri e propri corridoi ecologici che permettano il movimento degli animali, delle piante. Tutto questo crea un ecosistema molto più in salute e molto più stabile. Sono da pianificare e sono da valorizzare. Queste sono le parole chiave del progetto Parco Italia, che stiamo portando avanti a scala nazionale. Questo è uno dei luoghi simbolo, ma in tutti i posti vicini alle città, dentro le nostre città, dentro le vulnerabilità, vorremmo aumentare la capacità della natura di aiutarci a risolvere i problemi del clima, i problemi della biodiversità, i nostri problemi di sopravvivenza. E veniamo qui, in questi posti che in realtà già funzionano molto bene, forse per imparare, per guardare come una foresta reagisce alla siccità o agli eccessi idrici, come le specie di alberi, di animali interagiscono l'una con l'altra. E io aggiungo un'altra parola chiave: sensibilizzare, raccontare questo genere di esperienze, portarle nelle case dei cittadini, portarle nelle scuole, cercare di raccontare, educare, formare, accompagnare la cittadinanza in questo percorso di consapevolezza per cercare di eliminare questa distanza che ormai abbiamo assunto, no? Anche con l'ambiente che alcune volte ci circonda, recuperando quella capacità di osservazione che è fondamentale anche per capire come proteggere questi ambienti e come fare in modo che questi ambienti effettivamente ci aiutino a superare le difficoltà. E allora forse, ecco, questi esempi virtuosi vanno in qualche modo valorizzati, elevati, fatti vedere, raccontati, come del resto è un obiettivo, no, del progetto, per far sì che si inneschi un processo positivo. Secondo me ormai il cambiamento è la regola, non c'è nessun territorio in Italia che possa credersi immune dal cambiare. Tutto cambia intorno a noi, cambieranno anche le nostre vite, ma forse quello che possiamo decidere è come vogliamo che cambino non solo questi territori, ma anche la qualità del modo in cui viviamo.